Il rugby è cresciuto tantissimo a Calvisano perché innanzitutto i ragazzi che sono venuti sempre qui a Calvisano si sono trovati bene perché qui non hanno mai trovato pressioni, quindi qui potevano girare liberamente, potevano vivere la loro vita liberamente con tutte le famiglie. A questo famoso terzo tempo che tanti ci vogliono copiare e invidiare ma non riusciranno mai, finita la partita. Tu vedi i giocatori che bevono una birra, mangiano un piatto di pasta asciutta, un panino con la salamina tutti assieme e magari durante la partita se ne sono date e sono dette di tutti i colori. E questo vale anche per i tifosi, quindi è una cosa che nasce soprattutto dalle persone che vanno a vedere questo sport. Solidarietà, quella del gruppo, quella dell'amicizia, sono valori veri. Rugby Union non è una frase fatta, è vero. Se parliamo di Calvisano come non localista, diciamo, nel senso che è un paese, una cittadella che accoglie, in questo caso parliamo di Paul, perché Paul è l'esempio bello e concreto. E che il rugby conosce perché vengono qui a... Anzi, è appena passato giù che mi ha detto, Aldo, domani si vince. Poi vogliono mangiare bene, io do da mangiare bene, ci metto specialità così vincono sempre. A volte ti do un salame, due salami, quella roba lì, qui c'è festa grande. Quando vengono a far spesa come domani giocano, questa sera li tengo più leggeri. Perché non vorrei che dargli di mangiare troppo bene, sprecano l'energia la sera invece del giorno dopo. Questa famiglia, soprattutto Paul, ha portato un po' della loro cultura in questo paese. Difatti magari se inizialmente d'inverno, quando noi ci copriamo tutti, lui gira con il pantaloncino corto e lo stivale di gomma quando nevica, inizialmente tutti si meravigliavano, poi adesso invece qualsiasi momento lo vedi, è tutto normale, cioè anche il modo di parlare che ha, tutto normale per noi, è una... È come se fosse sempre stato a Calvisano. E Paul appunto è questa figura che arriva dall'altra parte del mondo, in questo paese di campagna, e è cambiato un po' tutto. Si è trovato benissimo, lui veniva dalla metropoli, del casino tra virgolette di Napoli, a un posto molto più tranquillo, a un posto molto più sereno come Calvisano. Non c'è nessun segreto, ma il segreto di base è la comunità piccola che facilmente si chiude intorno a questi ragazzi che da quando arrivano sono comunque i beniamini di tutto il paese. Da quel giorno lui non si è più mosso da Calvisano, sono 13 anni che gioca a Calvisano ed è sempre stata la bandiera dei gialloneri della bassa bresciana. Griffin, il calcio, le bandierine si alzano! For me rugby is a way of life. It gives me a chance to experience and do things that I really do enjoy and can give a lot of satisfaction to people, to myself but also to other people. Non siamo come i giocatori di calcio, diciamo, che possiamo alzare le maglie e mostrare le nostre fili o facciamo le ciuccio anche, però diciamo che ci sono tante emozioni prima della partita. Sai che io voglio sempre vincere per me stesso, per i miei compagni e per la mia famiglia. Durante la partita, quando sei lì, se sono 100 persone, se sono 80.000 persone, non è che lo senti tantissimo, sei proprio concentrato dal suo compito e cercando di, diciamo, di dominare il tuo avversario. Ogni tanto i miei bambini lo prendono in forbici e tagliano qualcosina, però se tagliano troppo lo sanno che stanno sbagliando.